Qual è la caratteristica più importante per un fotografo? O meglio, qual è la caratteristica che io ricercherei in un fotografo se dovessi affidarmi a un fotografo esterno per dei lavori che mi servono? Oggi vado a raccontarvi di un'esperienza ancora fresca perché si tratta dello shooting di oggi e mentre lo faccio vado a pulire la mia strumentazione. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia. In particolare vado a raccontarvi lo shooting che ho svolto durante la giornata. Non vi parlo tanto di quello che è successo perché è uno shooting normalissimo di still life per un e-commerce di un negozio che tratta abbigliamento. Vado però a raccontarvi quella che è la mia impressione reduce da questo shooting. È un cliente per cui io ho già svolto diversi servizi fotografici, quindi vi porto la mia esperienza dopo credo 4 anni che lavoro per questo cliente. Sarà interessante per un sacco di motivi. Prima di cominciare però vi ricordo che se argomenti come questo sono di vostro interesse potete seguire il canale cliccando il bottone qui sotto, attivate anche la campanella così da non perdervi le notifiche, è molto importante perché altrimenti vi iscrivete e poi vi perdete contenuti essenziali. Comincio col dirvi che io oggi farò una pulizia molto sommaria della mia strumentazione servendomi di un comunissimo panno che ho imbevuto d'acqua in maniera molto semplice. Andrò a passare le superfici, non voglio sentire commenti sul colore del mio panno, ok? E vi ricordo per chi non lo sapesse che un migliaia di anni fa il rosa era il colore degli uomini e l'azzurro era il colore delle ragazze. Vi spiego anche perché. Il rosa viene dal rosso, è come se fosse un rosso edulcorato, il rosso era il colore di Marte, del sangue, della guerra, quindi era il colore degli uomini, mentre il celeste era il colore che veniva associato alla trascendenza della Vergine Maria, quindi una volta i canoni erano invertiti, per cui non vedo proprio la necessità di fare commenti sul mio bellissimo panno rosa. Vado a pulire innanzitutto il paraluce della mia lente, questo è il paraluce di Canon per l'ottica 24-70 mm prima versione, è un paraluce enorme come potete vedere e io ne sono ben contento perché oggi ne ho avuto un estremo bisogno, in quanto siccome stavo scattando con luci flash, avevo dei flare, delle luci parassita molto importanti in camera e grazie a questo sono riuscito a eliminarle completamente. Quindi lato bagnato per andare a pulire, lato asciutto per andare ad asciugare e in questo modo posso riporre la mia strumentazione in armadio essendo ragionevolmente sicuro che sia pulita. Vado a passare anche la parte interna come chi di voi possiede questo elemento saprà bene, è ricoperta di una specie di vellutino che cattura la polvere, i pelucchi eccetera eccetera e poi però non li lascia più andare. Andiamo a incominciare però con l'argomento di oggi, ovvero che cos'è che io ricercherei in un fotografo se dovessi assumerne uno per i motivi più disparati. Vado a prendere la mia Canon EOS 6D che devo andare a pulire un pochino perché si è peccata un po' di polvere oggi, sapete, vestiti, sartoria, moda, quindi vado a darle una passata. E vi racconto la mia esperienza con questo cliente per farvi capire il mio punto. Allora, io comincio a lavorare per questo cliente ormai 4 anni fa, 4 anni pieni, per cui mi rendo conto a distanza di anni i lavori che faccio per questo cliente sono sempre gli stessi. Quindi io mi reco presso la boutique e realizzo degli scatti still life che servono per l'e-commerce, servono per il sito web, servono per far vedere i prodotti, servono per sostanzialmente per la comunicazione web, quindi sia sul sito che sui social media. Facciamo un po' di still life e un po' di indossato. Il punto qual è? Nel mentre che io mi reco a fare questi servizi fotografici mi rendo proprio conto che è faticoso, mi rendo conto che non è l'idea romantica di fotografia che hai quando esci dall'accademia o quando comunque cominci a fare i tuoi primi lavoretti, no? Cioè tu ti immagini lavoro di fotografo, eh sì, viaggerò, andrò in giro, fotograferò posti bellissimi e mi pagheranno per stare in piscina a fare foto al tramonto. Non è così, ragazzi, non è così. Questo è un lavoraccio. Tu ti devi mettere lì e ti devi mettere in testa che per 8, 9, 10 ore tu fotografi scarpe, per 8, 9, 10 ore tu fotografi borsette, per 8, 9, 10 ore tu fotografi giacche da donna, bellissime, per carità, negozio che tratta merci quasi di lusso, quindi no, anzi di lusso proprio, perché comunque giacche da 1000 euro, cappotti da 800 euro, non è roba che trovi al mercatino di San Donato, ecco, quindi stiamo assolutamente parlando del settore del lusso. E tu fotografi i prodotti per 8-10 ore di fila, quindi non è divertente, non è una cosa che dici che meraviglia il lavoro della mia vita. Nel mio caso sì, perché a me comunque piace, però la cosa di cui mi sono reso conto negli anni, me ne sono reso conto oggi per essere preciso, le prime volte che io andavo a fare i servizi fotografici per questo cliente facevo fatica, nel senso che il lavoro mi piaceva, nel senso che cominciavo con le migliori intenzioni,
Però man mano le mie energie cominciavano a scemare, ben presto cominciavo a domandarmi ma quanti altri prodotti ci sono, ma quante altre foto gli devo fare, ma quante altre foto dovrò scontornare, post-produrre, eccetera, eccetera. È inevitabile, ce lo si domanda perché comunque il lavoro è faticoso. Proprio come prima, una volta che ho finito con il lato bagnato, adesso vado con il lato asciutto e vado a tamponare le superfici in maniera tale da non riporla bagnata. Adesso è pulita. Una cosa che ho dimenticato di zoomare avanti e passare l'intercapedine dell'obiettivo. Spesso e volentieri si nascondono cose che non voglio certo portare con me nell'armadio. Comunque che se ne dica, i panni rosa funzionano, che è una meraviglia. Ok, eccoci qua. Sembra nuova, tutta bella pulita. Tornando a noi, il punto qual è? Mi rendo proprio conto durante lo shooting che le mie energie scemano, che sto facendo fatica. E che cosa succede quando fai fatica? Succede che cominci a domandarti quanto ne avrai ancora, perdi un po' di entusiasmo, ti perdi d'animo proprio. Cominci letteralmente a pensare, basta, che barba, quante gliene ho fatte, quante gliene devo fare ancora, quando è che finisce questo lavoro? Ok, bella fiammante come nuova praticamente. Mettiamo via il nostro straccetto rosa, che comunque utilizzerò anche per le faccende di casa, quindi una volta che li ho utilizzati, per le fotocamere li considero monouso, nel senso che non li uso 100 volte, se no andrei a reintrodurre polvere, ma siccome sono green, li utilizzo poi per pulire superfici di altro tipo. Dunque, oggi mi sono reso conto per la prima volta che la mia resistenza è aumentata. Mi sono reso conto, mentre realizzavo questi scatti, che andavo avanti, che non cominciavo più a domandarmi quanti ne avremo ancora, perché ormai ho capito che si va avanti, ho capito che non c'è necessariamente una fine, cioè c'è una fine, nel senso che un bel momento sono i clienti stremati che dicono vabbè, per oggi basta, 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 non ne facciamo più, semmai ci vediamo un'altra volta, ma per oggi basta. Quindi devono essere i clienti i primi a gettare la spugna, e io questo ormai l'ho assimilato così bene che non passo più il tempo domandandomi quante ne devo fare ancora, e soprattutto non mi perdo d'animo, perché quello che succedeva una volta era che all'inizio entusiasmo, voglia di fare, proposte, idee. Dopo un po' cominci a dire vabbè, però adesso basta, cioè adesso è troppa roba, mi stai buttando addosso 100.000 prodotti, sto facendo fatica, mi stai sommergendo di vestiti, devo metterli tutti in piega sul manichino, il fondo bianco, controllare le luci, l'esposizione, tutte le robe, capo nero, esposizione di un certo tipo, capo bianco subito dopo, cambiare tutto, cioè la testa fa fatica, e quando fai questa fatica finisci le idee prima, arrivi un bel momento che dici letteralmente io sono in burnout, tu mi stai continuando a dare prodotti, ma io i primi te li ho fotografati bene con l'entusiasmo, gli ultimi te li sbatto lì così, perché non ho più la testa per stare dietro a quello che mi stai buttando sul tavolo, e quindi le prendo e le faccio male, perché non riesco a fartele bene, perché ho finito le energie cognitive per fare questo lavoro. Ebbene, oggi, dopo 4 anni, quindi dopo un certo periodo di acclimatamento a questo tipo di lavoro, mi rendo proprio conto che questo ostacolo per me non c'è più. Quindi non solo non vado in burnout, ma riesco anche a proporre delle soluzioni dall'inizio alla fine. Questa è una cosa di cui, al di là del fatto di essere contento a livello personale, è una cosa che vi porto perché questa è la caratteristica che io cercherei in un fotografo se dovessi assumerne uno oggi. Posto che vabbè, io adesso non sto assumendo proprio nessuno, però se io dovessi cercare un collaboratore piuttosto che una spalla, questa sarebbe la caratteristica che andrei a ricercare, che è una caratteristica, mi rendo conto, che non hanno tutti e che magari non ha chi è alle prime armi, ma non perché sia una colpa di chi è alle prime armi, proprio perché è una questione di allenamento e di volontà, ed è una cosa secondo me che ti viene col tempo. Molti si sentono scoraggiati e mollano di fronte a uno stress di questo tipo, perché dicono va bene, ma tutta questa roba che mi stai facendo fare, io un bel momento mi rendo proprio conto che sono soverchiato dalla quantità, dalla molle di lavoro che mi fai fare, non riesco più a essere propositivo, a portare delle idee. Oggi, con l'allenamento sufficiente, mi sono proprio reso conto che alla fine dello shooting, quando i clienti stavano per alzare bandiera bianca e dire basta, andiamo a casa, siamo sfiniti noi, andiamo a casa, torna un'altra volta se abbiamo da finire, ma per oggi basta, eravamo a tanto così da quel momento fatidico, io ero fresco come una rosa, ero tranquillo, continuavo a fare il mio lavoro in serenità, e mi sono proprio reso conto che sul finire dello shooting mi hanno detto guarda, adesso vorremmo fare una foto di questi 3 elementi, però stavamo pensando se farli insieme o se farli separati.
E io ho visto la scena da fuori, ho visto me stesso che diceva: guarda, te le faccio tutte e due insieme, te le metto, ti faccio un accrocchio carino, le metto a losanga messa in questo modo, così stacchiamo i colori dallo sfondo bianco, mettiamo il prodotto più chiaro in cima, così viene fuori bene, e poi invece i prodotti singoli li facciamo come abbiamo fatto tutti gli altri, quindi sfondo bianco normale. Ho visto sta scena da fuori e mi sono detto: porca miseria, sembro appena arrivato, sembra la prima foto che mi fanno fare, invece è la 296esima. Le ho contate, erano circa 300 le foto del giorno, quindi veramente 300 foto di still life, di capi di moda, comunque di borse, anche roba, cioè, costosa. Stiamo parlando di 1000 euro al pezzo, 800 euro al pezzo, 1500 euro al pezzo, quindi roba costosa, quindi roba che deve venire bene, deve rendere bene, cioè non è un cencio del mercatino. E alla 298esima foto io sento come se provenisse da un'altra stanza, sento la mia voce dire: sì sì, non ti preoccupare, te le faccio tutte e due, te ne faccio una così e una cosà. Lì sono rimasto lì un attimo e mi sono detto: porca miseria, all'inizio non era così. Quando ho iniziato a lavorare per questo cliente non era così. All'inizio mi massacrava, sto parlando di un contesto comunque assolutamente amichevole e cordiale, cioè loro sono simpaticissimi, portano i prodotti da fotografare, si ride, si scherza, quindi è un contesto assolutamente piacevole. Però io le prime volte uscivo di lì che ero distrutto, proprio a livello mentale non ce la facevo, non ci stavo più dietro, ero letteralmente fuori. Adesso non solo non sono fuori, ma sono addirittura qui a registrare un video, quindi proprio per dirvi come il lavorare 10 ore su un progetto still life mi lasci ormai completamente fresco, mi lasci ancora delle energie, lo trovo quasi riposante ormai, perché ho tutti i pezzettini al loro posto, conosco la mia strumentazione molto bene, conosco il mio lavoro molto bene, conosco le fasi, so come si articolano, so che non devo aspettare una fine, so che non devo stare lì a guardare l'ora e a dire quanto mancherà, quanto mi tengono qui ancora, quanti prodotti ci saranno ancora da fare. No, tu devi stare lì e fare il tuo lavoro e farlo come un mulo e farlo bene e pensare a ogni foto che fai e migliorare ogni foto che fai e pensare al risultato soprattutto, perché se pensi al risultato e pensi che ogni singola foto potrebbe fare la differenza per te una volta arrivato a casa, perché potrebbe significare che il cliente ti richiama, potrebbe significare che prendi un cliente nuovo, potrebbe significare una nuova occasione, una nuova opportunità, con questo mindset riesci a tirare la fine. Il tuo cliente è stremato e tu sei fresco come una rosa e avresti voglia di farne ancora. E sul finire dello shooting sei lì che gli dici: senti, però stavo pensando, potremmo fare una foto da fuori, io ti metto le luci flash da dentro che rimbalzano sul muro, così facciamo vedere da fuori illuminato, però dentro più luminoso del normale, perché ti metto le luci, così diamo un'idea di un negozio più... E il cliente ti dice: no, grazie, no, è bellissimo, facciamolo la volta prossima, io voglio andare a casa, sono stanco, voglio andare a dormire. E io dentro di me penso: sì, in effetti anch'io sono stanco, anch'io voglio andare a dormire, ho la schiena massacrata, perché sapete, 8 ore a prendere pezzi, metterli sul backdrop, tirare di qui, tirare di lì, chinarsi per fare la foto, e la scaletta per stare più in alto, e le scatole per fare la composizione, solleva il manichino, sposta il manichino, e togli la felpa al manichino, cioè, tutto il giorno così, un mal di schiena devastante, ma non lo senti più, perché sei preso bene, perché dici: cavolo, quante robe riesco a proporgli e quante robe riesco a fare, quindi quante robe mi porto a casa, e non vedo l'ora di vedere il risultato finito una volta che gliele avrò scontornate, messe bene sul sito web, messe bene nei post per la comunicazione, poi vabbè, quelli non li faccio io, però insomma voglio vedere il risultato finito, sono contento del lavoro che sto facendo. E questa è l'esperienza che vi porto e questo è quello che cercherei io se dovessi assumere un fotografo per fare un lavoro affine. Ovviamente mi rendo conto che esistono contesti diversi, però per un lavoro di questo tipo, un lavoro che potremmo definire, potrebbe sembrare meccanico, perché tu devi fotografare e ripetere, è come se stessimo facendo le foto prodotto per Zalando quasi, no? Cioè sfondo bianco, dobbiamo fotografare e poi togliere e rimettere, però come metti lì il prodotto, come lo giri, come lo posizioni, fa tutta la differenza del mondo. Come stai scattando, il diaframma, i tempi, l'apertura, i valori ISO, cambia tutto, la potenza del flash, la distanza del flash dal soggetto, la distanza dei flash dal backdrop, la potenza dell'emissione del flash, i modificatori che usi, quanto spesso cambi i modificatori a seconda di che prodotto stai fotografando. Fotografi una borsa con delle parti riflettenti, metti uno strip box, stai fotografando un pantalone messo giù sullo sfondo piano, metti l'octabox, quella grande, fotografi dei gioielli, metti, cosa ne so, metti un beauty
dici da sopra, insomma ti inventi delle cose, ogni foto che fai devi cambiare qualcosa, spostare qualcosa perché così vengono meglio, perché tu vuoi mettere il meglio che riesci in ogni singolo scatto e non ti stanchi. Sapete, conosco tanti fotografi, io ero uno di quelli, ne conosco veramente tanti che fanno così i primi 10 minuti, fanno così la prima ora e mezza, fanno così magari per mezza giornata, ma poi finiscono la pila, è come se avessero finito le energie. E invece io mi rendo proprio conto che è importante farlo dall'inizio alla fine, e questo ci si arriva solamente con un sacco di allenamento, ma veramente un sacco di allenamento. A me ci sono voluti 4 anni quantomeno per rendermene conto, magari è già così da un po', ma io me ne accorgo oggi dopo 4 anni che sono arrivato a questo punto. Per cui spero che i più di voi facciano tesoro di questa esperienza e si mettano nel mood di dire: quando io faccio un lavoro, anche se è per hobby, anche se state facendo un favore a un amico. Lo so che è difficile pensare che nel fare un favore a un amico dovete avere questa costanza e questa dedizione, magari non vi sta neanche pagando, lo so, è difficile, però provateci, perché vi renderete conto che portate a casa delle foto migliori, siete più contenti del vostro lavoro, è più probabile che qualcun altro vi chiami, quindi magari il vostro hobby diventa un secondo lavoro o addirittura un lavoro intero. Quindi provateci a seguire questa scia di molliche che vi lascio, secondo me è importante per diventare dei fotografi migliori, lo dico ovviamente a chi pensa alla professione, se lo state facendo per hobby non siete obbligati, però secondo me è un'ottima strada da seguire. A questo punto, amici, vi chiedo, scrivetemi nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate, raccontatemi la vostra esperienza, vi è capitata una cosa del genere, riuscite a tenere duro fino alla fine, vi fate scoraggiare, vi sembra che vi stiano facendo fare troppo rispetto a quello che vi pagano, rispetto alle vostre capacità, fatemelo sapere nei commenti. Vi ricordo anche di iscrivervi cliccando il bottone qui sotto, attivate anche la campanella per non perdervi tutte le notifiche, arriveranno contenuti sempre più elaborati su questo canale, per cui usate quei pollici, io rimango qui ad aspettarvi, mettete anche un like a questo video perché sono sicuro che qualcosa di buono vi ha lasciato, e a questo punto io vi do appuntamento al prossimo video.